Signori, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo inizio sessione. Seduta ordinaria del 5 novembre 2020, ore 11:37, secondo appello. Prego, dottor Mastella. Sì, buongiorno. Resu. Presente. Cannella. Presente. Di Muli. Presente. Nona. Presente. Maraventano assente. Pernice. Presente, Ino, scusate. abbiamo detto assente. Susino. Consigliere Susino. Assente. Tumbarello. Presente. Valenti, Presente. Susino, Assente, dottor Manfra. assente. Andiamo avanti. E allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presenti. Constata la presenza del nuovo legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori i consiglieri Nona, Pernice e Valenti. Chi è contrario, astenuti, si palesi. Viceversa, il consiglio approva all'unanimità. Riapertura locali della sesta circoscrizione. Con riferimento alla precorsa corrispondenza concernente la chiusura degli uffici comunali della sesta circoscrizione della postazione decentrata resultana di via Monte San Calogero 28, preso atto della comunicazione delle assicurazioni pervenute da parte di Reset in merito agli interventi di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali di via Monte San Calogero 28D, preso atto delle indicazioni già fornite dall'ASP di Palermo, Dipartimento di Prevenzione per i casi analoghi, si dispone la riapertura al pubblico a far data dal 6, ma del 6 novembre prossimo venturo degli uffici comunali della sesta circoscrizione e della postazione decentrata Resuttana, siti in via Monte San Calogero 28. Il responsabile della sesta il dottor Giuseppe Manfrè considera l'urgenza di assicurare la riapertura al pubblico e è onerato di informare della presente direttiva tutto il personale interessato e tutti gli uffici presenti nella struttura comunale al fine di assicurare la regolare riapertura al pubblico degli uffici fissati per il 6 corrente mese nel rispetto delle misure anti-Covid-19. Si chiede inoltre alla Reset SPA di voler assicurare i servizi di propria competenza necessari a riaprire gli uffici siti in via Monte San Calogero 28 nel rispetto delle misure anti-Covid-19, al fine di garantire il rientro in servizio del personale in condizioni di assicurata sicurezza. La presente viene inviata per opportuna conoscenza all'ASP di Palermo, al Dipartimento di Prevenzione per l'eventuale valutazione di natura sanitaria o ostative alla riapertura degli uffici di via Monte San Calogero 28. Il dirigente alle partecipazioni, dottor Leonardo Brucato. Mi trova chiaramente d'accordo a me, dottor Manfre, perché se ci sono i presupposti e poi è giusto che queste responsabilità si ricomincino a prendere chi di competenza, quindi sicuramente prima di tutto il settore sanitario o chi fa questo. Comunque domani noi siamo nuovamente aperti senza nessun problema. No, a meno che l'ASP non dovesse bloccare tutto, ma. Vabbè, non credo ci siano i presupposti. Consigliere Susino, ci sente? Lei legge? Io certo che ci sento. Lei legge, presente sono.
Vabbè, Pronto? Minchia, già... È lunedì, martedì, giovedì, l'inizio della sessione, quindi... Già cominciamo, ci siamo solo ai primi 5 minuti. Non lo vede che le ho scritto presente per non disturbare i lavori di aula. Dico, ma anzi, mi faccio pure vedere, così guarda, guardi quanto sono bello stamattina. Sì. Guardi che bellezza di consigliere che ha. Guardi che consigliere. L'ho detto... Quali sono le modalità di comunicare la presenza? L'ho già più l'ho detto più volte, quindi io ci leggo, però evidentemente a lei le è sfuggito qualche passaggio. La prego di inviarmi un'email che le risponderò adeguatamente. I criteri per l'erogazione dei fondi regionali dell'editoria vanno rivisti. Occorre pretendere il mantenimento di livelli occupazionali. In caso contrario, rischieremmo di privilegiare testate ed editori che stanno riducendo il personale o di non sostenere chi valorizza le professionalità locali. È quanto chiede al governo regionale il deputato Claudio Fava dei 100 passi, dopo aver appreso i criteri fissati alla giunta regionale per l'assegnazione di contributi stanziati nella finanziaria regionale, pari a 10 milioni di euro per il sostegno al comparto dell'editoria per mitigare gli effetti della crisi Covid. In generale non si comprende perché tra i criteri non sia stato inserito quello fondamentale della garanzia dei livelli occupazionali della nostra regione, come confermato dal fatto che si prevede di escludere le agenzie di stampa che non hanno sede in Sicilia, anche quando vi operano ed impegnano giornalisti siciliani. In questo settore, come in tutti gli altri, conclude Fava, è centrale l'esigenza che gli aiuti delle imprese siano collegati alla difesa del patrimonio, del mantenimento dei posti di lavoro, altrimenti non se ne comprenderà la ratio. Cioè, io comincio a non vederci più, dottor Manfra. È la vicinanza ai 40, questi scrivono minuscolo. Quello di poco fa era buono, quello nostro. Ma sì, forse sarà la vicinanza ai 40. Io che sono distante invece ci vedo bene. Questo infatti è questo periodo transitorio. È il periodo finestra. Ah, ora il suo appaschetto grandissimo. Sarà portato oggi in giunta, quindi parliamo del 3 novembre, chiaramente non avevamo seduta, sarà portato oggi in giunta una proposta del capo area dello sviluppo economico condivisa dall'assessore a ramo per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che mira alla semplificazione e alla telematizzazione delle procedure tra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna è lo sportello unico per l'attività produttiva del Comune di Palermo. In base all'accordo tra CCA di Palermo ed Enna rende disponibile al Comune la possibilità di utilizzare l'applicativo SUAP che presenta come un servizio del portale www.impresaungiorno.governo.it. Ripeto, anzi vi giro direttamente l'email perché c'è il link in allegato e tutta la procedura, compresa la mail. Quindi vado a giro così per com'è. Un attimo che nel frattempo la segretaria ve la sta girando. Signor Montalbano? C'è il signor Montalbano, dottor Manfra? Non credo, non lo vedo. C'è il signor Faragi? Sì. Vabbè, per dire che lo Genova, comunque ho la signora Bucco e il signor Montalbano, per dire che... Io sono qua, sono presente. Sì, no, per dirle che ho girato anche a voi la mail, così per la comunicazione. Per fare i verbali, certo. Va bene. Ok, la presidenza non ha più altre comunicazioni.
Prego, consiglieri. Nessuno? Va bene, dottor Manfred, abbiamo qualche verbale da approvare, giusto? Sì, sì. Ok. E allora procediamo con i verbali. C'è quello del 23 ottobre. Ok. Lo pone in votazione? Sì, assolutamente. Sì. Per appello nominale. Certo. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. I Muli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino è assente. Susino. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Presenti 8, approvata all'unanimità. Perfetto. Poi abbiamo? Del 26, di giorno 26. Sì. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino è assente. Susino. Sì, favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Presenti 8, approvata all'unanimità. Ok. Poi abbiamo? Abbiamo quello del 27. Che musica ascolta? Non ho capito. Ma che musica ascolta? Che musica ascolta? Buddha Bar, Radio Monte Carlo. Questa è musica speciale. Cannella. Dire Cannella come vota. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino è assente. Susino. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Verbale del 29. Ok. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Susino. Favorevole. E Tino naturalmente assente. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. L'ultimo è quello del 30. Okay. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Maraventano assente. Nonna.
Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino assente, Susinno. Favorevole. Umbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Presenti 8, approvato all'unanimità. Non ci sono più verbali. Perfetto. Il microfono. Passiamo al punto numero 6, atti ispettivi. Proseguiamo in ordine con la sospensione del con la sospensione del punto sempre numero 1, anzi se poi il consigliere Susinno ha novità in tal senso ce li può dare, solo se ha novità. E, con la mozione numero 2 a firma del consigliere Nona, avente per oggetto rifacimento Cercine e manto stradale con relativo livellamento delle radici in via Belgio 85. Quindi mozione numero 2, la preleviamo per favorevoli contrari? Contrari assolutamente. Al prelievo. Punto 6, quindi presenti 8, approvata all'unanimità. Sì, sì. Va bene. Quindi mozione numero 2. Mozione numero 2. Prego, dottor Mambrò, prego. Ve la metto in visione. Sì. Prego, consigliere Nona, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Presidente, io dopo aver fatto un sopralluogo qui in Viale Belgio, giustamente camminando per questa via ho visto che ci sono tantissimi, diciamo, ci sono un bel po' di alberi con cerci, diciamo, tutti sollevati, perché le radici hanno sollevato sia il manto diciamo stradale, che è spostato pure il marciapiede. E siccome è una strada molto frequentata, è pure una strada commerciale, è per una questione di sicurezza per gli abitanti, per il popolo, giustamente, e chiedo, diciamo, il ripristino di questo cercine. Grazie. Grazie a lei, consigliere Nona. Ma scusi, sente Totò, consigliere Nona, a lei. Per il popolo. Se non ci sono interventi e non ne vedo, possiamo procedere per appello nominale. Sì. La mozione numero 2. Areti. Favorevole. Cannella. Favorevole, anche se votare con il sottofondo di musica è molto particolare. Consigliere Susinno. Di Muli. Consigliere Susinno. È così difficile staccare il microfono, consigliere Susinno, quando non deve parlare lei? Consigliere Di Muli. Guardi, se possiamo andare avanti, che ho fretta oggi, non l'abbiamo male, che dobbiamo, c'è un mare di lavoro da fare. Grazie. Favorevole, dottor Manfred. Nona. Favorevole. Maraventano assente, Pernice. Favorevole. Sino assente, Susinno.
Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Consigliere Valenti. Non pervenuto. Quindi il consigliere Valenti risulta assente a questa votazione. No, no, non c'è proprio. Quindi, dottor Manzorella, quindi presenti 7, approvato all'unanimità. Presidente, io esco. Allora ne approfittiamo, dottor Manfredi, dell'uscita del consigliere Nona e dell'uscita del consigliere Aresu per sostituire appunto Nona e Valenti a questo punto. Anche Valenti, certo. E allora Nona e Aresu hanno comunicato, è giusto? Alle sì. Ore? Sì, sì. Alle ore 11.58. E anche ora può mettere anche a Susinno, dottor Manfredi. Escono Aresu, Nona e Susinno. Quindi siamo a 4 presenti. Facciamo la sostituzione per appello nominale, magari qualcuno sì. Ha problemi di connessione. Si sostituiscono. Amore, sono in videoconferenza, poi ti chiamo. Nona e Valenti con Tumbarello e Cannella. Tumbarello e Cannella per appello nominale. E allora sostituzione Nona e Valenti. Aresu assente. Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Nona assente. Maraventano assente. Pernice. Favorevole. Sino assente. Susinno assente. Assente. Tumbarello favorevole. Valenti favorevole. Valenti è favorevole. Visto che è rientrato, io ero ottimista. Sì, sì, ma ho sentito, vabbè. 1, 2, 3, 4, 5 presenti. Manca il numero legale. Sì, perché è uscito proprio il consigliere Susinno. Quindi constata l'assenza del numero legale, il presidente chiude la seduta e la rinvia domani alle ore 10.30. Buona giornata a tutti. Ciao presidente. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Buongiorno a tutti. E allora togliamo la registrazione.